Aspetta che andiamo. Buonasera amici, buonasera a tutti. C'è un fuori onda che non era preventivato perché ho ricevuto in questo momento una chiamata dal mio amico Massimo Vermüller, una persona che io stimo tantissimo. Ciao Massimo. Grazie della stima, buonasera a tutti. Si sente? Penso di sì, adesso ce lo faremo dire da quelli che ci stanno ascoltando. Provo a sentire, sì, va bene. Intanto Massimo, volevo dirti, peccato che non riusciamo a vederci in video perché mi sarebbe piaciuto appunto farti salutare dai nostri amici. E volevo sapere come stavi in questo momento, Massimo, come va? Ma che te devo dire? Io è talmente stato, e tuttora lo è, un bombardamento di notizie negative, si tratta tra l'altro di questo incubo per cui ti pare che da un momento all'altro ti svegli, perché è incredibile, no? Cioè sembra davvero che stai dentro di... Quando mi arrivano le foto di Roma, vedi, la cosa buona è che ritrova una bellezza e una maestosità che non ha mai avuto quella città nostra. È vero. Però è pure vero che pare appunto un incubo da cui ti svegli. Gli incubi sono fatti così, sono delle piazze tipo De Chirico, De Chirichiane, vuote, dove non c'è nessuno, non c'è più vita praticamente, mentre poi l'essere umano è pure un animale sociale, per cui È vero. insomma voglio dire, se non ci arriva prima o poi, dichiaratamente, magari girando una curva, perché qua nel rettilineo ancora non la vedo, una notizia buona e incoraggiante, insomma è dura, è un po' dura, comincia a essere duretta. Senti Massimo, tu mi hai detto che stai fuori Roma e non hai molta tecnologia con te, quindi solo il telefono, eccetera. Sì, ci ha beccato 50 e più giorni fa le misure qua e siamo isolati praticamente, chi si muove? Mannaggia, mi dispiace perché insomma mi sarebbe piaciuto veramente. Tu sei sempre molto incoraggiante, Massimo, quindi io volevo che tu ci dessi un po' di carica, che ne abbiamo Ancora, bisogno. a me mi dispiace perché questa mi dispiace perché invece beh, mi pare che m'hai beccato come pila, m'hai beccato scarico con me, No, mazza cosa. dai, dai. Allora cercheremo di caricarti un pochino noi, Massimo. Ma a me io non rifiuto davvero un sostentamento, per carità di Dio. Ascolta Massimo, allora mi piacerebbe ovviamente fare una bella chiacchierata con te, però abbiamo un po' rotto il ghiaccio oggi perché tu non avevi molta voglia di fare questa cosa. Io ho un po' insistito, quindi ti ringrazio perché sei stato veramente carino e mi piaceva, ecco, appunto fare insomma, così, una chiacchierata, un racconto così per. No, ecco, per carità Paola, non avere voglia vuol dire dentro come un seme di snobberia, dico no, non No, era no, no, quello. no, Massimo, assolutamente, io lo so Sono un che. po', effettivamente in altri tempi l'avrei buttata a ridere, adesso comincio a essere difficile questo fatto, capito? E allora lo stato d'animo è quello che è, tutto qua, capito? Adesso. Io invece ti ho chiamato proprio perché ho detto chissà se Massimo ci dà qualche input per cercare di farlo passare un po' così, di non pensarci, no? Di sognare Che te devo dire? Beh, la bacchetta magica non ce l'ho. Si potrebbe sperare quando e se tutto questo, mi auguro, finirà, che tutto quello che ci ha insegnato di buono questo virus, dopo lo mettiamo a frutto. Certo, l'idea Speriamo. per esempio di riaprire adesso, soprattutto in Lombardia, le attività, a me sembra una specie di follia, ma probabilmente mi sbaglio io. No, 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 c'hai ragione Invece, Massimo, è una follia perché capito? piano piano Invece, certo. almeno in quelle zone dove si è capito che l'inquinamento ambientale, le particelle d'azoto, tutto qua sono state le migliori complici, l'inquinamento ambientale è il migliore complice di questo virus. Allora, sai, se riapri le fabbrichette e l'inquinamento torna, non la vedo benissimo io. Poi per il resto, Certo. beh, io spero questo, spero che dopo rispettiamo
rispettiamo di più la natura, rispettiamo di più gli animali. Vero, è vero. Tu stai in Allora, campagna, vero Massimo? Tu stai in campagna, sì, giusto? sto in un posto che più, sì, insomma, in un posto che non è città, diciamo, capito? Vabbè, però stai con i tuoi animali, so che stai in buona compagnia, però. Beh, quindi stanno sempre con me i cagnolini e chi molla, no? No, Certo. Senti, quelli sono i miei due figli che non ho avuto, capito? come si chiamano, Massimo? Rocco e Pupetta. Wow, che bello, Rocco e Pupetta. E quanto hanno, Massi? Rocchino come se fosse un signore, c'ha 10 anni. Quanto è carino. E Pupetta, che pare una fochetta, c'ha 17 anni, 8 anni, Vabbè, però insomma sono belli, insomma, grandi comunque, non so, cioè è tanto che stanno con te. no, sono grandi purtroppo per me, nel senso che li vorrei molto più giovani ancora. E poi non ci vorrei, per carità, sto virus ti fa stare per forza vicini, accanto per tanto tempo, È però vero. certo, siccome sono dei signori a questo punto di una certa età, non ci voleva sto virus, ecco, insomma, vabbè, ma comunque, Ma vabbè. comunque, senti, come passi la giornata, Massimo? Lì la mattina stai in campagna, quindi stai nella natura, ti fai due No, ma io passi. non è che ho tutta sta, come posso dirti, sto sfogo esterno, semplicemente qua l'aria dovrebbe essere, ma poi non ho scelta perché l'isolamento qua è serio, per cui non ti conviene fino a che magari non allargano pare le maglie dal 4 di ottobre, perché in tutto questo io devo fare un controllo medico, anche Rocchino lo deve fare, noi dobbiamo per forza tornare a Roma per fare tutto questo. No, la mia giornata, che vuoi che te dica, non c'è niente di elettrizzante, affascinante in un isolamento, in una quarantena di tutti, per cui ti rileggi quel libro che non hai letto. Io per esempio mi è capitato di stare dalla mattina alla sera su Facebook e mi sono completamente rimbecillito, mi fa male la testa, mi fanno male le dita, ma non hai idea, capito? Sono ustioni sui polpastrelli. Eh certo, vabbè, insomma, dai, qualche cosa dobbiamo fare, dobbiamo un po' Appunto. far passare il tempo, se no veramente ci deprimiamo. Massimo, ascolta, io niente, mi ha fatto enormemente piacere poterti sentire, poter far sentire la tua voce diciamo, ai miei amici che ci stanno ascoltando, ma adesso poi questo video io te lo condivido così magari te lo puoi sentire pure tu, mi vedi perché io e te non ci conosciamo. Sono io che ti ho un po' stalkerato, se così si vuol dire, e ho cercato un po' di coinvolgerti e quindi tu sei stato molto, molto carino come sempre, perché con il tuo pubblico sei sempre molto, Grazie, grazie, molto grazie, caro. Ci manchi, grazie, Massimo, ci manchi tanto. grazie tante. Allora, grazie infinite, grazie della tua stima. No, grazie a te per tutto quello che hai fatto per noi e che continuerai a fare. Ti abbracciamo tanto, Massimo, e ci vediamo presto, ok? Grazie Ciao tante, Massimo, una buona serata. Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. ciao, ciao. Allora, amici, non era previsto, però sono riuscita a trovare Massimo Vermüller, che non aveva molto piacere, ma non, come dice giustamente lui, molto carino, molto sempre un signore, non per motivi di snob, ma perché insomma in questo momento, a parte che mi diceva che la tecnologia non lo aiuta, quindi non è riuscito a fare la diretta, però mi ha detto: Ma Paola, mi dispiace. Io ho detto: Vabbè, dai, se te la senti, dico, proviamo a vedere come si sente con il telefono, saluti il tuo pubblico e le persone che ci stanno ascoltando, e lui mi ha detto vabbè dai, volentieri, e quindi è stato molto molto carino, quindi ringrazio Massimo Vermüller per averci regalato questo momentino di insieme, e lo salutiamo tanto, salutiamo Rocco e Pupetta, i suoi cagnolini, e lo vogliamo presto vedere a teatro, Massimo, perché ci manchi tanto. Quindi ti abbraccio forte e forza e gagliardo come sei. Un bacio. Grazie Massimo, grazie tante.